Bentrovati, amici e amiche del podcast Parole e Salute. Io sono Elena Bizzotto e condivido con voi informazioni, insegnamenti, cose che leggo, studio, eh, ascolto e imparo nel magico mondo della comunicazione efficace. Oggi sono felicissima perché ho con me quello che io considero un mentore nel mondo digital, c'è un aspetto che di Giulio mi ha sempre. Giulio, Giulio Gaudiano, che è il mio ospite di oggi, mi ha sempre colpito veramente tantissimo ed è la sua attenzione all'utilizzo del digital in maniera consapevole. Poi gli chiederemo anche come mai ha questo pallino, se così si può dire, perché sicuramente è un aspetto che ci insegna all'interno della sua scuola, che è la Digital Business School, è quella di utilizzare tutti gli strumenti del digital, scoprirne anche tutte le potenzialità, ma sempre con un controllo di questi strumenti. Questo è un aspetto veramente anche molto eh, importante perché sicuramente poi eh, anche per quanto riguarda una, un altro aspetto che mi appassiona tantissimo che è quello della prevenzione della salute e del benessere eh, il mondo digitale può diventare veramente un mondo che ti risucchia e infatti non sono così non sono sempre di più gli studi in cui si parla anche di una dipendenza da utilizzo dei, per esempio dello smartphone o dei social per cui andiamo a scoprire con lui anche che cos'è il personal brand perché è importante e perché è importante magari farlo con gli strumenti digitali io diciamo mi sono chiesta ma perché non l'ho intervistato prima d'altronde lo seguo da anni io ascolto il suo podcast del 2017 e l'ho conosciuto di persona per la prima volta al festival del podcasting nel 2018 ma forse mi sono anche detta e risposta da sola forse è anche il momento adatto per intervistare una persona come lui che sta All'interno di questo mondo da tanto tempo, lui aiuta professionisti e imprese a costruire il proprio personal brand e poi con lui andremo a scoprire di che si tratta. Eh, ma insomma, se fino a qualche anno fa, sicuramente a un anno fa soprattutto per i professionisti del benessere stare sui social per esempio o farsi conoscere attraverso gli strumenti digitali è sempre stato visto come o un professionista, diciamo, che non aveva tanto tempo, cioè che aveva tempo da perdere, non lavorava tantissimo e quindi aveva tempo da mettere a disposizione per creare magari video, blog, eh, post e foto e così via. Dall'altra parte però insomma è arrivato il Covid, quindi ci siamo trovati catapultati in una realtà dove eh, in qualche modo volenti o nolenti gli strumenti digitali sono diventati veramente utilissimi, utilissimi anche per dei professionisti che magari fino a un anno fa venivano considerati o dei perditempo o magari ehm, anche poco professionali perché andavano a comunicare eh, argomenti che Secondo me non dovrebbero essere grigi e noiosi, ma eh, e quindi devono essere portati magari eh, così alla conoscenza di un pubblico più vasto, però eh, insomma venivano visti come persone che magari potessero sminuire anche la professionalità nell'ambiente lavorativo. Questo è stato un argomento eh, in cui per esempio molti colleghi e molte colleghe partite anche prima di me nel mondo digitale, si sono, eh, con, cioè, una realtà con cui si sono dovuti scontrare. Bene, oggi... 30 marzo 2021, dopo una pandemia globale, vediamo un po' perché e come è importante costruire il proprio personal brand utilizzando il digital in modo consapevole, come mi insegna sempre il buon Giulio. Subito dopo, una sigla che ho dedicato tutta a lui. Sul fatto che non mi dovrei chiamare San Gaudiano, e quindi grazie a <ride> per avermi introdotto. Ragazzi, sono contentissimo che siate qui, sono contentissimo di questa giornata. Questo è il terzo festival del podcasting, ma segniamo un passaggio epocale secondo me perché siamo passati dall'incontrarci online all'incontrarci fisicamente. Grande, Elena ben trovata. Grazie di questa bellissima sigla, mi hai fatto sorridere. Pensa che io, eh, non sapendo nulla di quello che avevi preparato, avevo già preparato io una immagine per ricordare il giorno in cui ci siamo incontrati sì. quando l'hai nominata e anche non solo quella ma anche eh, l'anno dopo, questo era il 2018, l'anno dopo la mia cara Elena era da partecipante a Speaker del Festival del Podcasting e, e ora direi anche protagonista perché sei diventata una persona chiave nell'organizzazione. Quindi veramente ti ringrazio perché mi ha fatto un sacco piacere vedere questa sigla personalizzata. Diciamo che è, è a causa di un certo Giacomo Siska che mi sta lanciando nel mondo e mi sto divertendo a creare eh, delle sigle mh, per i miei ospiti del podcast Parole e Salute perché sono tutte persone a cui io devo tanto, che mi hanno insegnato tanto e con cui ho condiviso dei momenti, tra le altre cose eh, appunto Grazie a te invece. Io ricordo ancora del tuo autografo sul libro Fare Podcasting e ero venuta da te vergognosissima perché mi sembrava di avvicinarmi a un VIP e, e quindi ero veramente, a parte il fatto che la giornata del festival del podcasting che nel 2018 abbiamo visto è stata eh, tutta offline, poi insomma le cose sono cambiate, però... Ehm, Devo dire che ero completamente galvanizzata. Vedere di persona le voci che mi hanno accompagnato per ore e ore e ore, ore eh, era qualcosa di unico, per cui ero emozionatissima. Mi vergognavo tantissimo, infatti, ho aspettato fino all'ultimo a chiederti l'autografo. E poi diciamo che adesso ho anche l'onore di esserti eh, così, di essere la tua spalla per l'organizzazione del festival, per cui sono contenta. Eh, è un mondo, quello del podcasting, che per esempio mi ha mh, avvicinato, mi ha catapultato il mondo digitale. Io in realtà prima avevo un blog, non era la, non la prima forma di contenuto, ma è sicuramente quella in cui io mi sono sentita più a mio agio. Però appunto con te, eh, siccome mi hai insegnato tante cose... E parlo di podcast perché tu hai un podcast eh, tra le altre cose conosciutissimo, che è Strategia Digitale. E questo podcast, eh, diciamo che eh, appunto, accompagna tanti professionisti, tante persone che lavorano in azienda a. Così, a conoscere questi strumenti e a conoscerne il potenziale. Però, c'è sempre stato questo aspetto motivo per cui poi ho deciso di seguirti sempre in maniera sempre più ravvicinata, quindi entrando anche nella tua scuola, eh, questo aspetto del digitale utilizzato in modo consapevole perché eh, ci insegni, ma adesso poi lo racconterai tu a chi ci segue, anche perché sono curiosa di capire se ci sei arrivato dopo, che, dopo qualche tua esperienza personale, di solito chi matura un'idea, un, un pensiero così, così profondo e così fondante, per uh, così... Per, il, per la propria professione di solito diciamo la vissuta magari in prima è persona così. È e, e questo aspetto a me eh, è sempre interessato perché eh, e lo ricordi tu alla fine anche dietro allo schermo ci sono sempre le persone e mh, e niente, con te oggi vorrei toccare questo aspetto e come eh, anche utilizzare gli strumenti come insegni tu, quindi in maniera consapevole, per costruire il proprio personal brand che io ricordo che non è il culto della persona perché molte volte quando si, si vuole fare personal brand ogni tanto diciamo si può fare un po' di confusione e, e quindi siccome anche questo me l'hai insegnato tu, vorrei condividerlo con tutte le persone che mi seguono perché è stato fondamentale per me e per il mio essere. Anche qui in diretta a fare cose che non avrei mai pensato: tipo una diretta video in tua compagnia. Per cui hai voglia di raccontarci come... Certamente così. sì. Allora, eh, il mio, la mia love story con il digitale è iniziata nel 1955... Sì, buonanotte, 55... 95! 55, 55 sarei stato un po' vecchio. 1995, che è stato un pochino l'anno eh, di internet, nel senso l'anno in cui si è capito in che direzione andava il, il computer, il tema del digitale. Pensa che in quell'anno Windows che usciva ogni tanto con delle release nuove è uscito appunto con Windows 95 e proprio nel 1995 Windows non aveva il browser. Eh, quando chiesero a Bill Gates: Ma scusa, perché dentro il Windows 95 non hai messo il browser, lui è, ha risposto chiaro e secco dicendo: Ragazzi, sta roba di internet è una bufala, lo sanno tutti. È inutile che ci andiamo dietro. Io, infatti, ricordo che andavo a trovare un mio amichetto ehm, che a casa che aveva i genitori i ricercatori, aveva dei Macintosh che gli servivano per l'elaborazione delle ricerche dei genitori e eh, Quindi io ho visto per la prima volta i primi computer connessi a internet. E infatti, internet nasce proprio, lo dico, magari qualcuno non ci ha mai pensato, non si è mai chiesto: ma com'è nato eh, internet il World Wide Web, è nato da eh, Sir quello che ora è Sir Tim Berners-Lee, ma era semplicemente il dottor Tim Berners-Lee, eh, che al tempo lavorava quindi come uno scienziato ricercatore, ehm, e gli venne quest'idea, chiese di sviluppare questo progetto, l'idea di mettere i computer in rete perché i ricercatori con il loro computer potessero accedere ai dati e alle ricerche degli altri ricercatori senza dover andare a interromperli. Quindi Giulio vuole sapere una cosa che sta studiando Elena, un dato che può aver lei osservato, è inutile che vada Elena e dice Elena scusami, no, dobbiamo prendere un appuntamento, no, direttamente... Entra dentro il computer e guarda quel, quello che gli interessa, il contenuto, l'informazione che gli interessa. E così ha sviluppato il protocollo TCP-IP, che non so se ormai lo conosciamo, ma era una cosa all'inizio importantissima, fondamentale per configurare il computer e farlo andare su internet. Se non mettevi il protocollo TCP-IP non ci andava. E poi l'HTML che è il linguaggio sul quale è stato, diciamo, vive il web ancora oggi, no? quello che questo video lo stanno vedendo all'interno di una interfaccia HTML, quindi il linguaggio di programmazione del web e l'HTTP, l'Hypertext Transfer Protocol, che poi è quello che crea l'ipertesto, cioè l'idea che, da una pagina possa cliccare su un qualcosa che ti manda su un'altra pagina, quindi questa rete di contenuti, ecco, eh, in quegli anni là eh, ancora non si capiva bene se sto internet decollava o non decollava e io ho cominciato a utilizzarlo. Eh, andai con mio papà una eh, esposizione sul, eh, sul futuro della società, e lì c'era tra gli sponsor Telecom Italia Net che dava dei, dei, dei CD-ROM eh, per configurare e connettersi a Internet. Io ho preso questo CD-ROM, lo messo nel computer e impiegai mh, una cosa tipo due o tre settimane a capire che mi serviva anche un modem. E allora, ah, quando sì. lo racconto alle mie figlie, quando l'ho raccontato, mi ero detto: Scusa, papà. Ma come mai ci hai messo così tanto? Non potevi andare su internet a cercare come fare? Come, come installare il modem? Ma... Su internet? O ad acquistarlo anche. Ci potevi andare dal telefono a vedere? No, non c'era neanche lo smartphone. Quindi effettivamente è un mondo che oggi sembra lontano anni luce, però cioè, tutti noi. Siamo cresciuti più o meno in questo mondo qua analogico. Ecco, eh, avendo iniziato a utilizzare il digital in quegli anni là, per me è stato un crescendo perché eh, gli anni delle superiori, poi eh, l'università, eh, e ho visto che in, in tutti questi anni, in tutti questi contesti diversi, la conoscenza di come funzionava il digitale e, e dei programmi, delle tecnologie... È stato per me un superpotere, per dire io non andavo bene al liceo, facevo il liceo classico, ehm, fondamentalmente sono sempre stato un ribelle, non riuscivo a, diciamo, a inquadrarmi nella, nella caselle che eh, erano delineate dalla scuola e dall'istruzione classica, quindi sempre forzavo le cose e finivo per mettermi nei casini. Però il fatto che sapessi utilizzare il digitale, sapessi elaborare database, programmare in HTML, mi ha permesso di essere inserito nei gruppi di quelli bravi che andavano a fare gli scambi internazionali in Belgio, i vari progetti. Perché serviva qualcuno che sapesse, parlasse questa nuova lingua, sapesse eh, utilizzare il computer, riportare sul computer le cose che si scrivevano a mano e quindi. Ho avuto accesso a tante opportunità alle quali non avrei potuto avere accesso senza. Stessa cosa all'università. Pensa che nei primi anni di università, ancora matricola. Il fatto di saper programmare in HTML e di aver proposto un progetto di visita virtuale alla cappella degli Scrovegni oggi sembra far ridere questa cosa, però al tempo, visto che anche è qualcosa di, di interesse locale per te, eh, ecco, la, è al tempo l'unico modo per vedere la cappella degli Scrovegni e poterla in qualche modo navigare, nel senso di vedere le scene ehm, dipinte da Giotto da vicino. Era andare alla Cappella degli Scroini, se tu potevi sì. guardarla su un catalogo, però non potevi avere un'esperienza interattiva. E, e secondo mentre... me neanche così tanto vicino ci potevi andare. Perché esatto. Fate, per, per, siccome sono di Padova, so bene de, de, di che cosa si tratta, nel senso che rendono anche l'accesso. Adesso poi dopo il restauro è ancora peggio, ti decontaminano praticamente prima di <ride> entrare è per, per mantenere il lavoro e comunque le gua li guardi dal centro della cappella che è piccolina, però non, è, non ci vai così cioè, vicino. Assolutamente tutti dovrebbero visitare la cappella degli sì, bellissimo. Da, da storico dell'arte perché è un luogo unico. E, bene, sviluppai con la cattedra di iconografia e iconologia un ipertesto. Sì. Eh, che non aveva testi, aveva solo immagini cioè lo navigavi cliccando sull'immagine con la tecnologia della mappatura che era una cosa avveniristica quindi tu vedevi la cappella poi cliccavi avanti cioè cliccavi nella parte centrale e andavi a vedere un'altra foto della cappella più da vicino, tipo street view ma al tempo sì. non esisteva e poi mh, cliccavi su una parete e vedevi tutte le scene di quella parete poi cliccavi su una scena e vedevi la singola scena e per la singola scena Vedevi tutti i riferimenti eh, di sculture, pitture alle quali Giotto si era ispirato per costruire quell'iconografia particolare del vizio, della virtù, della scena che aveva rappresentato. Ecco, il fatto di lavorare a questo progetto, averlo proposto con grande attenzione da parte di tutti i professori mi ha fatto assegnare addirittura una stanza all'interno dell'università, cosa che nell'università di Roma è pura fantascienza, <ride> mi avevano dato una stanzetta nello scantinato vicino al museo dei gesti della facoltà di lettere ehm, in modo da poter avere lì il computer e poter lavorare e portare avanti questo progetto quindi eh, mi sono accorto che sapere utilizzare il digitale ti apriva delle opportunità, questa cosa mi ha portato a utilizzare il digitale sempre di più fino ad arrivare al punto di rottura. Oggi si parla tantissimo di burnout, cioè del momento in cui arrivi, eh, diciamo, lo chiamiamo esaurimento nervoso, no? Non ce la fai più e devi staccare. Però al tempo non si, non si sapeva che stare davanti allo schermo del computer genera eh, tutta una serie di dinamiche anche... Diciamo fisiche per cui un senso di eccitazione, l'iperstimolazione e quindi la mh, diminuzione del desiderio di dormire, perché eh, attraverso la luce che entra negli occhi, il nostro cervello viene stimolato come se guardassimo una lampadina e come se fossimo in pieno giorno anche quando è notte. Per cui si dice, ragazzi: non utilizzate gli smartphone a letto, non utilizzate i tablet, staccatevi mezz'ora almeno mezz'ora prima da qualsiasi schermo e fonte luminosa per poter iniziare a far capire al cervello. Che è il momento di addormentarsi, tutte queste cose al tempo non si sapevano e quindi sono arrivato a un certo punto che ho iniziato banalmente lo possiamo dire perché è un contesto diciamo anche sanitario a vomitare a avere un fortissimo mal di testa. Mal di testa. e Non riuscivo più a fermarmi. Stavo in visita a mia madre che stava a Milano, e, e niente stavo malissimo. Mal di testa proprio da morire, e vomito, eh, ospedale. Non riuscivano. Mi hanno fatto l'attacco. Dice, ma che c'ha questo? Boh, non si riesce a capire. E da quel momento ho dovuto interrompere l'utilizzo del digitale per almeno due, due anni e mezzo. Cioè io sono ritornato alla carta, a scrivere carta e proprio nel mentre tutti gli altri si erano svegliati. Si era attimati, erano attivati, mannaggia. Portare il computer. Pensa quando andavi in biblioteca computer eh, ti guardavano male cioè strano si sì, sì, sì sembrava che stessi portando un attrezzo strano e quindi in quegli anni ho interrotto e quando poi eh, alla fine del master in giornalismo sono ritornato a utilizzare le tecnologie digitali forzatamente perché dovevamo montare video video ormai si montavano col computer non più con la pellicola dovevi fare foto elaborare foto scrivere testi pubblicare sul web quindi dovevo per forza utilizzare il computer, sono ritornato al tema del digitale, ma con questo pallino che tu hai detto, con questo tema dell'utilizzo consapevole. Perché una volta utilizzare il digitale come un superpotere significava utilizzarlo. Quindi ci sono quelli che non lo utilizzano e poi ci sei tu che lo utilizzi e quindi hai un superpotere. Oggi che eh, a tutti abbiamo telefoni... Anzi, dopo, dopo il, la pandemia, questo secondo me sarà il tema fondamentale della società, proprio un tema di salute pubblica. Sì, sì. Eh, siamo circondati da schermi. La scuola dà ai ragazzi. Pensa che io ho tre figlie che non hanno nessuno smartphone, tablet, non utilizzano nulla. Ora stiamo contrattando con la più grande per un lettore MP3, no? cercando di capire eh, se il caso non è il caso, in che modo è il caso, perché. Ho visto quanto male può fare l'iperesposizione a queste tecnologie. Bene, ormai siamo tutti circondati dal digitale. Il vero superpotere non è più utilizzarlo, ma è sapersene staccare, o meglio, utilizzarlo solo per le cose per le quali è fondamentale e aumenta, aggiunge alla nostra esperienza qualcosa, e invece saperlo non utilizzare laddove ehm, in realtà l'esperienza non digitale è quella più ricca. E che ci, ci rende più felici rispetto a quella digitale. C'è un aspetto che mi ha colpito moltissimo eh, di quest'anno di pandemia, dove volenti o nolenti, anche chi era, non dico contro, però aveva sempre questo, questo eh, così, approccio un po' sospettoso ai mezzi. Um, come appunto ci si è ritrovati a uh, trovarsi prima a fare corsi d'aggiornamento, per esempio nel nostro settore, cioè nell'ambiente sanitario, sempre offline e poi catapultati ad avere. Tutto online causa appunto la pandemia e, e ritrovarsi anche 27 milioni di webinar in una giornata che se tu volevi e avevi tempo, diciamo, ti potevi occupare le 24 ore a guardare eh, così i webinar. Sicuramente l'aspetto che. Eh, ha colpito molto è la partecipazione perché, non essendoci più, lo, chiamiamolo l'ostacolo: comunque eh, l'aspetto di investimento di tempo per andare fisicamente a un evento, no? il tempo, i soldi. Eh, eh, a volte, quando si facevano quasi solo gli eventi offline, eh, non si, si guardava sempre molto questi aspetti, quindi la giornata che in qualche modo che passo fuori casa i soldi, magari che ci devo mettere per andare, e, e quindi eh, questo anche a volte limitava la partecipazione. Dall'altra parte ci si è ritrovati eventi dove online eh, quest'anno sono raddoppiati, cioè si è passati da un massimo di 600 partecipanti a più di 1000, che sono veramente numeri incredibili. Quindi, questo ha fatto anche capire come tu puoi raggiungere delle persone, molte più persone attraverso il digital, anche quelle non disposte a muoversi. Io, ehm, Sto facendo mie due, due pensieri. Da una parte, quindi, come il digital può. Eh, togliere alcune frizioni penso io che ho, sono riuscita a partecipare a un congresso di due giorni avendo partorito da un mese me lo sono goduto da casa in compagnia della mia bimba e sono comunque riuscita a parteciparvi e a prendere anche appunti quando la mia bimba dormiva e quindi ho avuto il piacere di poterlo seguire dall'altra parte però appunto eh, io che sono una grandissima amante degli eventi offline a cui partecipavo veramente con piacere eh, mi sono mancati tantissimo perché quello che era considerato un investimento di tempo e di soldi in realtà ti ripagava con l'energia, l'energia che tu vivi solo a un evento offline. Quindi eh, Credo che probabilmente, appunto, se si usa il digital in maniera consapevole, si possano unire queste due, queste due anime. Dove prima si stava offline, però tutti con il cellulare alla mano. Non so se tu vedevi gli ultimi eventi dove tutti poi non si parlavano perché stavano a messaggiare con lo smartphone. E, Adesso che siamo obbligati a non vederci, eh, c'è un gra una grandissima voglia di ritrovarsi, di rifare eventi offline. Per cui eh, tu che stai spesso dietro le quinte, a un certo punto, e questo è stato il motivo per cui ho voluto mettere quel piccolo incipit della tua presentazione. Primo festival del 2018, il festival podcasting, dove si è passati da due eventi on online all'evento offline. E di come questa Cosa acquisiva un valore immenso in quel contesto? Non avremmo mai pensato poi di dover ritornare a fare tutto online perché non ci si poteva, eravamo obbligati a non vederci. Eh, tu come vedi ehm, questo, questo mix? Secondo te continuerà a funzionare oppure eh, diciamo, saranno separate le due cose? Cioè, gli eventi adesso potranno convivere online e offline oppure Uh, si torna, cioè secondo me non si può più tornare indietro, però come possono convivere queste due necessità ehm, anche proprio in vista di un desiderio così forte di ritornare a vedersi, a rincontrarsi dal vivo? Io credo che esistano tanti tipi diversi di eventi, no? noi nella parola evento ci mettiamo un sì. po' tutto, c'erano Eventi di formazione che realmente non erano um, molto di più di quello che si può fare oggi all'interno di un webinar. Cioè, le persone arrivavano, si sedevano, magari pensa alla formazione aziendale. Io ho eh, un amico che lavora all'interno di una società che si occupava di, di organizzare fisicamente corsi di formazione per una grande SPA eh, italiana. Eh, e ogni giorno passavano migliaia di persone dalle aule che preparavano eh, che erano diciamo obbligate all'interno della loro azienda a fare formazione quindi arrivavano, si sedevano, ascoltavano, domande, niente, perfetto, grazie mille, abbiamo finito e se ne andavano eh, il nostro comune amico Paolo Pugni, anche mi ricordo ogni tanto sono andato a, trovare, a trovarlo eh, mi sono sempre stupito della vita che lui da formatore faceva centinaia di giorni l'anno in giro per l'Italia, semplicemente andando in un'aula all'interno di un albergo, parlando a delle persone, vedendole solo quel giorno e poi non vedendole più. Quindi eh, c'è sicuramente margine per sostituire questo tipo di eventi con eventi dal vivo, che offrono un'occasione... Di accessibilità enorme io sono super contento perché credo nell'integrazione organica tra la vita lavorativa e quella personale eh, non nel senso che dobbiamo lavorare ad ogni ora no ma dobbiamo eh, usare il tempo che possiamo dedicare al lavoro non necessariamente tutto insieme tutto compresso in otto ore cioè io posso eh, svegliarmi, andare a fare attività fisica ritornare, fare una buona colazione con la mia famiglia, poi accompagnare le figlie a scuola, poi lavorare due ore, poi dopo due ore che ho lavorato andare a incontrare un amico e poi lavorare altre due ore e mezzo e poi fare un'altra cosa non è detto che eh, un'oretta dopo cena non possa lavorare per fare una cosa in più, per poi rilassarmi e andarmene a dormire o leggere un buon libro. Quindi l'idea del inizio a lavorare alle 9, finisco di lavorare alle 17 con mezz'ora di pausa pranzo, questa idea è un'idea legata alla rivoluzione industriale cioè il fatto che dovevi portare per farli lavorare all'interno di un impianto tessile all un portare, o all'interno di un'officina o all'interno di un ufficio dove le, le, le persone lavorano con le scrivanie una accanto all'altra, portare le persone da casa loro al luogo di lavoro e da luogo di lavoro a casa loro. Ma questa roba è una roba ormai vecchia, abbiamo subito un'altra rivoluzione che è la rivoluzione digitale che ci permette di integrare in maniera organica come si faceva nella società agricola, cioè non è che l'agricoltore aveva l'orario di lavoro, l'agricoltore sapeva che c'erano delle cose da fare e magari la sera intorno al fuoco eh, apriva le, le, le mandorle e poi l'indomani mattina eh, faceva un parlava mentre potava la vite quindi ehm, non è detto che il lavoro debba essere per forza iperfocalizzato e compresso in otto ore o in una sequenza di ore una dopo l'altra dicevo è una cosa bellissima l'accessibilità garantita da questa cosa perché pensa lo dico anche proprio per la dimensione familiare pensa molte mamme molti papà che possono stare con la propria famiglia non dover affrontare viaggi di lavoro, la mia vicina di casa per esempio andava due volte a settimana, io sono a Roma, due volte a settimana a Firenze per una riunione, andava, a Firenze faceva la riunione e tornava. E mi diceva "Quello non si torna più indietro, per fare questa riunione la allora ce la facciamo online". Quindi alcune cose si possono benissimo fare ed è bellissimo perché chi sta nella provincia sperduta Può avere le stesse opportunità di formazione, di aggiornamento di quello che sta a Roma, a Milano, nella grande città. Bene. La mamma. Che da poco ha partorito può avere le stesse opportunità di formazione della donna che invece eh, mega in carriera oppure dell'uomo. Anche nel tema della gender equality è fondamentale, no? Perché abbiamo la possibilità di gestire in maniera flessibile e avere accesso a tante opportunità in più che non erano prima accessibili. Dall'altra parte, la funzione degli eventi, di alcuni eventi, non era solo quella di assorbire informazioni. Quindi io vedo moltissimo. Nel futuro un modello misto, che è quello del Festival del Podcasting di quest'anno. 8-9 ottobre 2021 ci sarà il Festival del Podcasting. Come lo faremo? Bene, lo faremo un po' online e un po' dal vivo. Cos'è che faremo online? Cos'è che ci è piaciuto dell'online? Per esempio la possibilità di ospitare 61 speaker diversi. 61 speaker, se tu li devi portare fisicamente nello stesso luogo e nello stesso tempo, non ce la fai. Cioè, nel senso, hai bisogno di un'organizzazione mostruosa per fare questa cosa in due giorni. Mentre se lo fai online, hai, puoi creare delle stanze virtuali e ti basta una persona che faccia da regia o da moderatore per ognuna delle stanze virtuali e puoi alternare gli speaker. Quindi stiamo parlando di 10-15 speaker per ogni stanza, moltiplicata per il numero degli, delle stanze, riesci a dare tantissimo contenuto. In più, questo contenuto, eh, se viene registrato... Quando viene fatto live, può essere accessibile anche dopo. Per cui uno dice alla stessa ora io vi ricordo, eh, non lo so, a, a Lisbona Web Summit o a Boston al, um, al, un evento che si chiama Inbound, che è dedicato al marketing. Mi ricordo proprio questo eh, combattimento. Oddio, vado ad ascoltare eh, l'esperto di eh, marketing strategico oppure va, contemporaneamente c'è il creativo che mi spiega come si creano le pubblicità allo stesso orario in due stanze diverse in due parti diverse del, della location ecco, in questo momento con la registrazione possiamo vedere una cosa e poi vedere un'altra che è avvenuta contemporaneamente certo, una partecipiamo live eh, come stanno partecipando Davide e Beatrice in questo momento, all'altra invece eh, partecipiamo in differita ma il contenuto rimane accessibile, non solo pensa Elena, con i contenuti del festival del podcasting di tutti gli anni abbiamo creato una piattaforma alla quale sì, sì, chi partecipa al nuovo Festival 2021 può accedere e vedere tutti i contenuti di tutti gli anni. Ah, nel 2016 questo personaggio ha detto questa cosa interessantissima. Quindi si può creare un vero e proprio tesoro di contenuti. Quindi la parte contenutistica ehm, può essere erogata eh, online, c'è una parte contenutistica, ma anche ispirazionale. Che invece ha senso di essere erogata in un format più concentrato offline. Quindi gli speaker li porteremo il giorno di sabato tutti quanti in una location fisica a Milano. Quindi chi vuole potrà fare networking perché anche per gli speaker partecipare a un evento era un'occasione di networking. Io vedo che mi invitano a tantissimi eventi, quindi sto lì, faccio il mio speech, chiudo e basta. E continuo la mia giornata. Invece, era bello quando andavi agli eventi il fatto di incontrare altri speaker, eh, anche internazionali, e quindi poi loro invitano te, tu inviti loro. Eh, diventa uno scambio anche proprio per la crescita culturale importante. Dall'altra parte c'è il tema del networking tra le persone. Quindi, col festival che faremo? Faremo degli eventi fisici locali. Tu stai a Padova? Vai all'aperitivo tra il venerdì e il sabato a Padova, come è stato lo scorso anno che avete organizzato l'aperitivo. Stai a Genova? Stai a Firenze? A Roma? A Milano? A Torino? A Bologna? Bene, ogni città ha un suo evento di networking dove puoi incontrare le persone che fino a due ore fa stavano con te a vedere il live a casa loro. Ora stanno con te fisicamente e stavolta ragazzi, mettete via i cellulari ed è il momento di parlare, conoscersi, mangiare una cosa insieme, creare quello scambio umano che dà un valore aggiunto. Quindi credo molto nel funzionamento integrato dell'online e dell'offline e nell'online dei vari formati, dal vivo registrato, eh, quindi live oppure on demand, e anche dei vari dei media. Per esempio, per la didattica a distanza mi sono battuto tantissimo eh, anche per la formazione degli insegnanti che hanno veramente bisogno di battergli le mani perché gli insegnanti hanno fatto uno sforzo enorme per reimparare la propria professione e ora vedo anche nella scuola delle mie figlie che fanno sessioni di apprendimento con la didattica a distanza, sessioni dal vivo di 45 minuti. E le fanno tre sessioni dal vivo al giorno di 45 minuti con una pausa di un quarto d'ora e poi assegnano dei contenuti da approfondimento testuali, dei lavori da svolgere, dei video da vedere dove il contenuto è compresso perché non sempre. Eh, mi... È interessante partecipare a una cosa dal vivo dove è interessante, ma non tutta la lezione, non tutto il mio apprendimento deve essere fatto per forza dal vivo con altre persone. Ci sono dei video che mi è comodo vederli, rivederli, fermarmi, riflettere, ritornare indietro o averli a disposizione, sapere di averli a disposizione per quando mi serviranno. Quindi credo molto nell'integrazione della formula online e offline in, in tutti i vari formati, in tutti i vari media che possono trasferire il contenuto. Guarda, io eh, voglio salutare anche tantissimo Beatrice, Beatrice è un oboista abbiamo suonato insieme e studiato insieme e mi fa venire intanto la saluto sono felicissima di averla qui mi fa pensare anche a come il mondo della musica classica per esempio sia stato completamente stravolto dalla pandemia eh, dove l'esperienza fisica dell'usufruire della musica quindi quella presenza nell'essere in teatro piuttosto che all'aperto eh, ma anche lo stesso suonare insieme uno accanto all'altro tra musicisti questo aspetto è stato per un momento completamente bloccato eh, prima di capire come organizzarsi e anche adesso se magari si suona insieme si suona su sale vuote eh, oppure anche distanziati l'uno all'altro per cui a, penso anche al mondo della musica così come eh, com ogni mondo professionale ha dovuto reinventarsi e, Completamente a volte da capo quando si tratta soprattutto di quegli ambienti di lavoro dove eh, c'era un'abitudine nell'approcciarsi yeah. a far usufruire i propri, i propri contenuti al pubblico. E con te vorrei approfittare anche per parlare. Di personal brand perché sicuramente un aspetto importantissimo che aiuta, che, che, per cui il digital può essere veramente di grande aiuto, è quello di farsi conoscere, di promuoversi e eh, anche in questo tu hai un'idea che è molto precisa. Hai un trittico potentissimo eh, che se manca uno dei tre come la lo sgabello a tre, tre, a tre zampe, diciamo, dici sempre che se manca uno di questi tre lo sgabello cade, ne servono tre e sono importantissimi per costruire, per farsi conoscere, ma farsi conoscere costruendo un proprio personal brand. Allora, siccome eh, mi sono imbattuta a volte in discussioni, leggo, mi informo e vedo che molto spesso il personal brand viene eh, confuso con eh, il culto della persona, cioè se tu ti esponi, se tu eh, ti vuoi far conoscere, poi diciamo eh, è tutto concentrato su di te, eh, ti metti in mostra, queste erano anche eh, così le... I racconti che venivano fatti quando i, i primi professionisti della salute sono andati nel digitale era qualcosa di visto non bene come ho detto all'inizio e a volte appunto era considerato anche un aspetto poco che rendeva poco professionale poco professionalizzante e anche per la categoria e invece il personal brand è importantissimo per un professionista di qualsiasi settore per farsi conoscere. Hai voglia di raccontare anche a chi ci segue che cos'è per te, che, che poi che cos'è per te e che cos'è veramente il personal brand, per non far confusione, e quali sono i tre pilastri su cui si fonda? Allora, ehm, cominciamo da dall'inizio, cioè andiamo facendo un passo indietro a guardare come funziona tutto l'universo di quello che possiamo chiamare marketing digitale ehm, o anche genericamente creazione di un'attività, di un progetto, di un business online. Eh, da dove si inizia? No? Molti cominciano a pubblicare, io ho aperto un canale su YouTube, oppure ho cominciato a fare podcast, oppure ho aperto, ora su, su Instagram parlo di quello che faccio. Se l'andiamo a schematizzare nella nostra mente possiamo dividere le attività e anche le competenze che dobbiamo sviluppare in tre... Um, Punti in tre aree di focus: la prima è il brand, poi ci sono i contenuti e poi ci sono le relazioni. Tutto quanto è qui dentro, cioè dice i social media eh, dipende per cosa, per i messaggi che possono essere scambiati, rientrano in relazioni e per le foto che pubblichi eh, diventano contenuti. contenuti. Ah, ok. E per eh, il, il fatto che invece l, quello che dici dentro i contenuti quello è brand. Ah, ok. E il blog che cos'è? Beh, il blog sono contenuti, ma è anche brand perché vai a raccontare qualcosa e qualcuno viene sul tuo blog per vedere chi sei. Quindi, brand, devi avere tre chiare tre, ehm, diciamo, stelle che ti indicano il cammino. In questo senso, sono tre aree dalle quali si passa più e più volte nel percorso. Infatti, quando gli studenti iniziano la digital business school, io la prima cosa che spiego è, ragazzi, dobbiamo orientarci da brand, contenuti e relazioni, proprio come se fosse un mantra. Quando parliamo di brand, dobbiamo capire che il brand non è una costruzione che facciamo esterna a noi, quindi ci mettiamo a tavolino e definiamo il personal brand. Non è un'invenzione, ma è una comprensione, potremmo dire anche una rivelazione, una rivelazione di noi stessi a noi stessi. Ti racconto un episodio che per la prima volta mi ha fatto comprendere come questo tipo di visione sia potente e dall'altra parte non sempre compresa da tutti. Stavo facendo un corso di personal branding, quindi avevo i miei studenti, erano tutti professionisti e imprenditori e durante questo corso di personal branding io gli ho detto, guarda, fondamentalmente devi andare indietro nella tua vita, nella tua storia e capire quali sono le cose eh, che ti rendono unico e felice di essere chi sei veramente. Molte volte a livello proprio di, di narrazione personale si dice che il personal brand, eh, definire un personal brand equivale a rispondere a cinque domande, alla domanda chi sei, che cosa fai, per chi lo fai, quindi quali sono le persone con le quali stai parlando, alle quali ti rivolgi. Come lo fai e perché lo fai? No? La risposta a queste cinque domande ci aiuta a cominciare a disegnare, a delineare come se stessimo scarabocchiando su carta il nostro personal brand. Ma per capire e dare i colori a quel, a quel bozzetto che stiamo facendo, per delinearlo in maniera più netta, dobbiamo andare indietro nel tempo e dire: Ok, allora eh, chi sei? Sono Giulio Gaudiano, sono un business angel. Che cosa fai? Investo e aiuto le persone che hanno delle idee a trasformarle in progetti e in business utilizzando come utilizzando il superpotere del digitale. Ok. Andiamo indietro nel tempo. Ma tu questa cosa l'hai già fatta? Ah no, io inizio ora, oppure sì, l'ho già fatto, io posso dire mi piace, tengo, tu l'hai vista perché sei venuta nel mio studio qui a Roma, ho una parete con le foto di tutte le persone che ho accompagnato nel loro viaggio, nella creazione del proprio progetto, attraverso la consulenza, il finanziamento, eh, perché mi piace guardare in faccia le persone con le quali ho condiviso il mio percorso di vita e di lavoro, No, ogni volta le guardo e e anche mi ricordano quanto tutti noi siamo potenzialmente molto di più di quello che, che capiamo. E in un momento della nostra vita pensiamo di fare qualcosa e poi quel qualcosa ha delle ripercussioni enormi per cui costruiamo cose fantastiche. E mi piace vederli in faccia perché mi ricordo, vedi, quella ragazza era una panettiera, lavorava in Imperia, oggi vive a Tokyo, ha sviluppato il suo progetto, è diventata una mega influencer, e ha avuto impatto su centinaia e migliaia di persone. Ok, allora chiudendo questa digressione sulle persone, però vado indietro nel tempo. Ho iniziato ora la mia attività. Sì, però da piccolo eh, io sempre aiutavo i miei amichetti a um, utilizzare il computer per fare i videogiochi e eh, Quando non riuscivano a modificare la PlayStation io mi andavo a informare e lo facevo. Ah, vedi, eh, già allora lo facevo e poi, eh, poi sono stato all'università e all'università ho fatto questo e quest'altro. Quindi possiamo andare a ripescare nella nostra storia, nella nostra esperienza personale, quali sono le cose che ci facevano da una parte battere il cuore. Cioè mi piace, ci sarai, mi sono dimenticato di mangiare. Perché? Che stavi facendo? Stavo facendo questa cosa. Ah, ti piaceva proprio tanto se ti sei dimenticato di mangiare perché facevi questo. Oppure quelle cose che hanno avuto un impatto sulle vite degli altri, per cui i nostri amici ci vengono a cercare per quello. Bene, queste cose qui, queste cose che abbiamo fatto, che ci hanno fatto battere il cuore, che hanno fatto la differenza nelle vite degli altri, sono i colori del nostro personal brand. Quindi io posso raccontare un personal brand dicendo. Sono X, faccio Y per aiutare Z. Per esempio, un modo molto sintetico di rappresentare quelle cinque risposte. Oppure in maniera più discorsiva, dicendo chi sono, che cosa faccio, come lo faccio, perché lo faccio e perché lo faccio, mettendo l'accento anche sul perché, no? sulla motivazione. Ma a te, che ti importa di fare? Poi fa altro. No, no <ride> voglio fare proprio questo perché ho. Questo tipo di motivazione, perché credo in questa cosa. Ecco, questo perché fa tutta la differenza del mondo. La nostra storia, la nostra esperienza ci aiutano a dare i colori a questa motivazione, a queste domande eh, alle quali rispondiamo raccontando il nostro personal brand. Bene, una studentessa che stava lì ad ascoltare questo discorso a un certo punto si è commossa. Oddio, che ho detto. Ogni tanto mi capita, siccome ogni tanto dico delle parolacce durante la lezione. Una volta una persona si è alzata e ha detto: Scusi, lei dice troppe parolacce, professore. Dico, è vero, scusami, tenterò di moderare il linguaggio. Ho detto magari ho detto qualche cosa che l'ha urtata. E invece no, mi ha detto: Guardi, eh, dottor Gaudiano, io è tutta la vita che lei mi sta dicendo di tirar fuori queste cose. Io è tutta la vita che le nascondo. Perché tutti mi dicono no, nascondile, perché hai questa passione? Nascondila, mettila sotto il tappeto, pensa ad altro, il lavoro è altro, ma come il lavoro è altro? La nostra identità professionale è legata alla nostra identità personale questo lo vediamo, non è che io vado dal so, dall'igienista dentale e sono tutti uguali perché fanno tutti lo stesso lavoro, non c'è solo più bravo o meno bravo, ma c'è anche la relazione che posso creare con quel professionista non è che io vado, anche l'idraulico no? oggi deve venire l'idraulico Beh, io ne ho passati vari di idraulici. C'era quello che era bravo, quello che pensava solo ai soldi e mi faceva pagare troppo. Quello che per carità era un amicone, però alla fine ci metteva cinque giorni a finire un lavoro che ci sarebbe voluto uno. E poi c'è quello che mi offre esattamente quello che desideravo io, che mi dà. C'è un po' di simpatia, un po' di empatia, però non diventa il mio migliore amico. Eh, C'è, sì, è vero, costa un pochino, però so che ehm, sto pagando anche una qualità dei prodotti che poi utilizza. Eh, C'è quello, quindi ognuno di noi può incontrare un professionista o un imprenditore che si incastrano perfettamente con quelli che sono i suoi desideri. Io ho, ho tante persone che non mi sopportano. Va bene così, non è un problema. Perché se io fossi andassi bene per tutti, fossi la persona ideale per lavorare per tutto il mondo, non avrei un'identità, no? C'è cioè, quello che piace a tutti, piace alle giovani adolescenti, alle nonne, alle mamme, alle zie. No, non, non hai un disegno. Tipo Gerry Scotti, tipo, <ride> quelle, quelle Infatti, figure no. Fa... <ride> nel brand marketing, io dico sempre: il brand marketing è come una spada, una spada con la quale dividiamo, tracciamo una linea. Il brand marketing ci permette di tracciare una linea e dire chi di, è di qua e chi è di là, chi è con me e chi è contro di me, e non c'è niente di male. A volte, con gli studenti, ho insegnato anche all'istituto Rossellini, dove sono studenti, diciamo, di livello universitario, quindi giovani. Allora gli facevo questo esempio, qua a Roma c'è la, la storica lotta tra Roma e Lazio, le due squadre eh sì, calciste, io per eh, quanto eh, non sono un tifoso eh, di calcio, però gli dicevo, ragazzi, il brand marketing eh, non è dire, beh, allora ieri la Roma ha giocato molto bene, però anche la Lazio effettivamente ha fatto una grande partita dal punto di vista tecnico, gli attaccanti della Roma si sono giocati molto bene le palle, e la Lazio è molto forte invece in difesa e quindi è riuscita all'indomani del derby. Il brand marketing è uscire dalla porta, chiudere, rientrare, spalancandola e dicendo: Forza Roma, Lazio merda. Scusa, per stato. <ride> no, cioè, eh, di dire in maniera chiara, io faccio questo, a me mi piace questo e quell'altro non mi piace e a te, se piacciono le stesse cose, avrai grande passione, grande capacità di entrare in risonanza e in empatia con quello che sto facendo. E se invece vedi il mondo in maniera opposta, lavorerai con qualcun altro, no? Se poi lo portiamo in ambito professionale. Quindi, come si crea un personal brand? Il personal brand non si crea, il personal brand si scopre. Ci si avventura in una Esplorazione di chi siamo veramente, di quello che veramente ci piace, di quello che veramente conta per noi, di quelli che sono i nostri valori, di quando e come questi valori si sono fatti carne, sono diventati realtà nella nostra vita, nella nostra esperienza. E quelle storie, quei fatti, quelle pietre miliari. Rappresentano il nostro personal brand, per cui non è che ci dobbiamo mettere il doppio petto, fare una foto e dire questo è il mio brand. No, io ti te ne potrei raccontare un miliardo di episodi che ti dimostrano chi sono, che cosa faccio, come lo faccio, perché lo faccio e per chi lo faccio. Quali sono le persone alle quali indirizzo, alle quali mi rivolgo quando creo dei contenuti, mh, creo dei prodotti o servizi o comunico sul web. Una, per costruire il proprio personal brand, soprattutto per un professionista, un libero professionista, eh, a me colpì tantissimo quando io non ci volevo mettere la faccia. Io scrivevo e pensavo e cercavo su Google come diventare una blogger di successo, capito? <ride> come arrivare a tante persone scrivendo blog. Poi al tempo, si parla del 2014, eh, diciamo. Per me, perlomeno i video e i podcast erano ancora un po' lontani, eh, però, un, un amico che è Cristiano Guerra è un brand designer quindi lui praticamente eh, aiuta i professionisti a comunicare il proprio personal brand anche attraverso le immagini, quindi attraverso i colori, la scelta del, del font, il logo. E lui un giorno così venne da me, io avevo un logo. Con una scritta, non, non c'era la mia faccia da nessuna parte, e mi disse: Elena, eh, per un libero professionista. Non c'è miglior logo del viso del professionista, perché il logo che cosa deve fare? Deve avere delle caratteristiche uniche, eh, deve essere riconoscibile, deve rimanere impresso. È un libero professionista che è colui eh, con cui entra poi in contatto il cliente, il paziente finale, e sei tu, cioè alla fine. E il viso soprattutto ha tutte quelle caratteristiche che ti rendono unico, perché il tuo viso è diverso da quello di tutti gli altri. E quindi eh. lì, eh, mi resi conto anche di quanto è importante, appunto, nel, anche nel mondo digitale, eh, in qualche modo metterci la faccia. E ehm, per far capire anche l'importanza della costruzione del personal brand, a volte, quando per esempio eh, invece si, siccome a, traspare anche dai contenuti che tu crei, a volte accade che siccome l'esperto di marketing mi ha detto che aprire la pagina Facebook funziona, io prendo, ehm, non so, delle frasi fatte delle... o faccio fare addirittura questo lavoro a qualcun altro e... E, e, e siccome appunto la pagina Facebook funziona, la metto lì. Poi ovviamente mettendola lì, eh, essendo tu in qualche modo scollegato alla tua pagina scopri che così non funziona, già non è non facile. Non c'è nessun social media che funziona, nulla in funziona, parte... soprattutto nulla funziona in eterno. Eh, ci sono le mode del momento, eh, ora per esempio il periodo di Clubhouse, quindi ah, sì. Clubhouse, il nuovo social media, solo voce, andiamo tutti su Clubhouse e quelli che vanno su Clubhouse sono, si drogano... Di... Dicono che, che ti rimani lì le ore. Cioè esatto, ti dà una spancarti. sensazione. Ma anche eh, diciamo, da creatore di stanze, da animatore, creatore di contenuti, eh, subisci proprio l'eccitazione del fatto di vedere che mentre nel social media che utilizzavi prima mettevi fatica a 10 e ottenevi 12, qua mettevi 10 e ottieni 100 in termini di riscontri. Poi ottieni 100, bisogna vedere di che cosa. Eh, quindi nei numeri di persone facevo una cosa, aveva 10 views, invece qua ho 100 partecipanti. Oppure negli, nello stesso modo in cui la, mh, le reazioni sono rappresentate dalla piattaforma, che le Bausso su questo è molto bravo. Cioè, ogni volta che un amico, una persona per noi rilevante e importante, fa qualcosa, ci manda una notifica, ci chiama continuamente in altre stanze ad andare ad ascoltare, ci fa vivere come una promozione. Il fatto di essere chiamati a parlare come speaker, quindi essere accettati. Quando in realtà te lo dico da speaker, il fatto di dare la parola a qualcuno dell'audience che, che vuole parlare è solo un vantaggio perché se parla lui tu ti riposi e puoi finalmente <ride> respirare o puoi creare un, un contenuto nel dialogo più interessante quindi arrivano sempre nuovi social media e questi social media io lo dico penso non voglio dire delle banalità però ragazzi i social media sono dei programmi dei software e i software sono programmati dai programmatori che sono pagati dai proprietari delle aziende o i consigli di amministrazione, gli amministratori delegati ok allora l'amministratore delegato non è che Vuole pettinare il vostro ego. L'amministratore delegato vuole fare profitto per andare dal consiglio di amministrazione e dire: Ragazzi, abbiamo fatto il grano. È inutile che ce la raccontiamo. Allora va dal programmatore, gli dice: Senti, mi studi una roba per fare profitto? Eh, ci vorrebbero più persone. Anzi, va dal marketing. Eh, come facciamo a aumentare? Ci vorrebbero più persone. Ok, va dal programmatore. Come facciamo a avere più persone? Ok, creiamo tutta una serie di sistemi. Che possono essere agevolazioni algoritmiche, come quando Facebook ha portato i video, le persone pubblicavano lo stesso video su YouTube e Facebook e su Facebook avevano 100 volte le visualizzazioni. Wow, fantastico! Allora, conviene pubblicare su Facebook. Facebook funziona, i video su Facebook funzionano. Allora, prima di tutto basta un clic su una leva per cambiare radicalmente questa cosa, cioè tu non hai nessun potere sull'esposizione che hanno i tuoi contenuti su Facebook. Quindi è inutile che dici funziona, funziona oggi, ha funzionato per te perché Facebook l'ha voluto far funzionare. L'ha voluto far funzionare magari per tutti come faceva all'inizio, spingeva molto più i contenuti video perché voleva che le persone scegliessero Facebook come piattaforma per pubblicare video nativamente e allora drogava questa situazione per far sì che i video su Facebook avessero molta più visibilità rispetto a tutti gli altri tipi di contenuti oppure potrebbe falsificare le classi falsificare la, la rendicontazione ragazzi non so se lo sapete ma quando Facebook ha ehm, i inserito i video nella sua strategia e quindi dava alle persone la, la possibilità di pubblicare video e di diffondere video nella sua network sociale i numeri e per questo è stato portato in tribunale i numeri che noi vedevamo, 100 visualizzazioni, erano finti, erano finti per noi che uno tipo di, vabbè, che gli vuoi dire a Facebook? Quello è il padrone della piattaforma, fa come gli pare. Ma erano finti anche per gli inserzionisti. cioè, Le persone compravano la pubblicità, dicevi, farò voglio fare pubblicità a mille persone. Facebook diceva, OK, l'hanno vista a mille persone, l'avevano vista in 500, ma il numerino era mille, E vedi? Allora l'hanno vista in mille. Invece, no, l'avevano vista effettivamente in molti di meno. E anche degli italiani, lo dico il nostro comune amico eh, Giorgio Taverniti, che è uno super tecnico nel mondo della SEO, <ride> del, del digitale, ha fatto dei test eh, mettendo dei video tu, completamente scuri, con eh, neanche l'audio li metteva e vedeva che facevano tantissime visualizzazioni, dice visualizzazioni persistenti, come fa una persona a stare 5 minuti davanti a uno schermo nero? Evidentemente è falsata questa performance. Quindi le piattaforme possono pompare eh, i contenuti in determinati momenti o determinati tipi di contenuti, possono falsificare i numeri, possono farvi accadere delle cose solamente perché quelle cose hanno una conseguenza. Sul vostro utilizzo della piattaforma, certo che se tu pubblichi su Facebook, io ogni volta ti dico: ah, Hai mille visualizzazioni. Tu continui, continui, continui e porti sempre più contenuto e sempre più persone che vogliono vedere quel contenuto sulla piattaforma, prima di tutto, prima che sul tuo contenuto. Quindi non ci sono le piattaforme che funzionano, ci siamo noi che funzioniamo o no. La domanda è: tu funzioni? Tu funzioni, se vuoi ottenere di più, devi essere di più. Questo lo dice il nostro amico Luca Mazzucchelli, psicologo. Dice: Vuoi di più? Diventa di più. Ecco, sono completamente d'accordo con quello che dice Luca su questo. L'unico investimento vero che possiamo fare è su noi stessi, sul migliorare, sullo studiare di più, sull'imparare a comunicare meglio, sull'essere più focalizzati sulle nostre motivazioni, sulle cose che realmente contano per noi, per cui se abbiamo il fuoco dentro quando andiamo a comunicare, funzioniamo. Funzioni su Facebook, funzioni su YouTube, funzioni su, sul video, sai che a Cuba eh, mettono i video quando non c'è internet, non è che dappertutto è accessibile completamente, per esempio anche in Australia, dove io ho vissuto, eh, c'è cioè un internet completamente diversa dall'internet italiano non solo a livello di, di motori di ricerca ma anche determinati siti che io avevo tra i preferiti clicchi sito non accessibile dominio il, il, non è stato trovato come non è stato trovato? perché l'internet viene filtrata dai governi da, attraverso gli internet service provider e allora a Cuba che cosa fanno? In, una volta al mese arriva, una volta al mese, una volta alla settimana arriva una pennetta c ha pure un nome che gli hanno dato Gergale, una pennetta dove ci sono tutti i migliori contenuti eh, usciti su YouTube scaricati, messi sulla pennetta e quindi le persone vanno al tabaccaio, pagano eh, non so che moneta tre so, pesos e si prendono una copia, il tabaccaio gli copia la pennetta con il contenuto dell'internet, funzioni pure sulla pennetta di Cuba se sai comunicare in maniera efficace e se hai una forte motivazione in questo, quindi io dico ragazzi attenti alle piattaforme eh, quello che Elena stavi raccontando è fondamentale cioè metterci la faccia non vuol dire solo a ah, che pensi di essere bello che ti metti sì, la no, faccia anzi confermo che ti vengono tutte le patturnie avrai sì, sentito sì. pure tu la vibrazione il eh, senso di esposizione anche a volte di vulnerabilità non è un lavoro facile mm. eh, perché raccontarsi non vuol dire raccontare solo i punti di forza ma anche i punti di debolezza quindi eh, non è facile esporsi personalmente, ci vuole molto coraggio, però quando ci esponiamo personalmente otteniamo un allineamento che ci fa stare bene tra quello che facciamo, quello che diciamo e quello che siamo. Questo allineamento tra queste tre dimensioni. Ci fa tornare a casa la sera e siamo contenti, ci guardiamo allo specchio quando ci laviamo i denti la mattina e diciamo ok, è una nuova giornata, sono contento della vita che faccio. Diceva Steve Jobs che quando per troppi giorni di fila ti guardi allo specchio e non sei contento di quello che vedi, evidentemente c'è qualcosa che non va nella tua vita. Certo, e l'altro pilastro che poi è strettamente collegato ai social è che tu ci ricordi sempre quando a volte si utilizzano anche le espressioni perché c'è eh, quei social lì, quella piattaforma lì e tu ci sapientemente ci ricordi sempre che eh, sono piazze, piazze digitali dove dietro ci stanno le persone, quindi avere anche quella forma... Di rispetto dell'intelligenza, perché devo dire che mh, il mondo digitale a volte apre le porte anche al peggio delle persone che in qualche modo si sentono chi non si espone in prima persona, sono soprattutto questi, a volte hanno anche quella, mh, eh, quella posizione per cui non essendo uh, così esposti, si sentono in diritto poi di, di comportarsi come probabilmente dal vivo non avrebbero mai il coraggio di comportarsi. Per cui ehm, diciamo che ricordarsi appunto per chi vuole far conoscere il proprio lavoro, ehm, i propri valori, eh, ricordarsi che su quelle piattaforme comunque alla fine... Eh, Oltre al nome, alla scritta, così ci stanno, ci sono le persone e io dico sempre è... che i social media eh, l'hanno inventato da, da tantissimi anni. Il sì. primo social media è il telefono, ok? Allora il telefono. Non è che tu dici, ora c'ho cioè, il telefono grigio, il telefono, quello di casa, no? quello che una volta metti e sì, sì, sì. facevi. Il cri ti, 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 ti. Grini. e dove telefonavi la domenica perché costava meno del... esatto, esatto, <ride> la e aspettavi una settimana Bene. per chiamare quel telefono là non è dice io ce l'ho bianco ora lo prendo rosso perché così poi le persone penseranno qualcosa di diverso di me, no sa, era uno strumento, alzavi facevi un'ora e parlavi con la persona che era dall'altra parte ecco, sui social media è uguale la nostra attenzione deve essere su quello che diciamo, quindi su noi che parliamo da una parte e sulla persona che sta dall'altra parte la persona e questo mezzo, il media, il mezzo ci connette, ma non è fondamentale il mezzo, e quello fondamentale è il messaggio e, si ha, e sono le persone che stanno dalla parte all'altra dell della cornetta e magari andando in conclusione vorrei anche ricordare eh, alle persone però che ascoltano che mh, appunto si può trovare la propria forma di contenuto, magari in cui ci si sente eh, più a proprio agio e ehm, e, e può essere quella forma di contenuto eh, lo strumento con cui farsi conoscere e, e vorrei anche così eh, ricordare di ehm, quando tu parli del, del brand no? del tuo perché forte che a volte bisogna anche nel mondo digitale sperimentare perché io mi ricordo che quando sono partita con uh, per esempio il podcast che parlava di igiene era stato il primo podcast e mi dicevano molto spesso che eh, che probabilmente chi l'avrebbe ascoltato un podcast che parlava di igiene. E quindi quello. Figuriamoci, <ride> sì, igiene dentale figuriamoci, figuriamo... già è una cosa. Però eh, allora quello è comunque cercare di rimanere ancorati al proprio perché forte e crederci. Giulio, noi ti troviamo. vabbè, giuliogaudiano.it, che così uno non si sbaglia e si ricorda di te. E viene catapultato nel mondo dei tuoi video poi vabbè, il tuo podcast che ormai è pietra miliare del podcasting italiano eh, che è strategia digitale però su strategiadigitale.info poi si trova il tuo ecosistema perché tu eh, oltre a essere podcaster sei scrivi libri eh, fai, sei consulente sei insegnante fai un sacco di cose per cui grazie mille di aver così raccontato il tuo punto di vista che io trovo molto saggio e eh, averlo condiviso con noi. E spero te, di grazie riaverti Grazie di cuore di questo invito, grazie anche per gli amici che ci hanno accompagnato. Vedo anche Sebastiano Giacomo che sono arrivati, oltre che a Beatrice Davide. Grazie di cuore per questo momento, perché è sempre bello poter ricordare non solo le cose che ci appassionano, ma anche. Quanto queste cose che ci appassionano, ci hanno uniti e ci hanno fatto fare un percorso di strada insieme. Quindi grazie di cuore, Elena. Grazie a te, grazie della tua saggezza. Un abbraccio a tutti. Il fatto che non mi dovrei chiamare San Gaudiano E quindi grazie per, per avermi introdotto. Ragazzi, sono contentissimo che siate qui, sono contentissimo di questa giornata. Questo è il terzo festival del podcasting, ma teniamo un passaggio epocale. Secondo me, perché siamo passati dall'incontrarci online all'incontrarci fisicamente.